Io che amo solo te, uno splendido Michele Placido, combattuto in una storia d'amore non vissuta totalmente, forse. Cosa le ha fatto dire di sì a questo personaggio? Beh, la sua verità, un personaggio vero, reale, che mi ha portato alla memoria tanti personaggi di provincia del mio paese, della mia adolescenza. Don Mimì, al mio paese erano l'americano, si chiamava il Don Mimì del mio paese, l'americano che teneva tutti i soldi sempre pronti nella sacca, commerciante di patane, di grano, di agrumi in generale, sempre ricco, però insoddisfatto perché la sua storia d'amore non era andata in porto. È incredibile come questo personaggio descritto da Bianchini io l'abbia già conosciuto, e mi ha esaltato molto, mi ha emozionato molto. Io mi ricordo che eravamo ragazzi di paese davanti al bar, ogni volta che passava l'americano con questo vestito per bene e incrociava il primo amore della sua vita, si chiamava Emma lo incrociava, tu vedevi, si davano sto sguardo pieno di malinconia e di tristezza, ma i loro destini non erano andati in porto. Perché? Perché Don Mimì, al momento che doveva fare la scelta, non è stato così coraggioso. Lei è stato coraggioso in amore, nelle sue scelte in amore? Ma probabilmente sì, perché ho fatto 5 figli, per cui le donne hanno fatto 5 figli, però voglio dire, io qualcosa ci ho messo, no? E il fatto di credere a questo amore, di fare figli assieme, vuol dire che era una storia d'amore. Poi certo, ovviamente le cose molte volte vanno in una direzione che non vogliamo e ci sono i divorzi, ma io mi sono sposato 3 volte, tanto credo nel matrimonio che ogni volta voglio risposare. Quindi crede proprio nell'amore. Nell'amore. Grazie mille.